Buonasera. Salve a lei. Il suo compito è di presentare tutti i nostri partecipanti. Come si chiama la signora o signorina? Signora Milano Elena. Elena, signorina Elena. Non so se hai una certa infarinatura della corrida, del tuo ruolo. Ho sempre visto la corrida, mi piace tanto. Benissimo, devi stare qui con noi, partecipe della nostra disavventura. Va bene, quindi questo ci rincuora, perché non saremo in due, ma saremo in tre ad affogare. E questo ci fa veramente un po' di sollievo. Quindi il tuo compito è semplicissimo, ci divertiremo insieme, va bene? Va benissimo. Allora, intanto, lo facciamo ancora un applauso di incoraggiamento, eh? Emozionato. Ragazzi, a questo punto non sono timida, mi emozionata. Io ti affido già il tuo primo compito. Questo è il giuramento ufficiale, valido per il pubblico, il quale il pubblico tu sai che è praticamente la giuria della corrida, va bene? Quindi ha delle sue regole e dovrà in un certo senso rispettare. Ognuno di loro spero sia munito di vari effetti sonori. Quindi perché tutto il voto, il gradimento del concorrente lo manifesterà di loro gusto lo manifesteranno suonando questo apposito strumento o comunque qualunque cosa faccia rumore, va bene? Mi raccomando, seguite anche qui alla mia destra c'è qualsiasi cosa, usateli. Alla mia destra c'è un semaforo. Battito delle mani. Ecco, adesso in prova, quindi al momento del verde tutto dovrà. Date la pazza gioia praticamente, va bene? Al momento del verde. Allora, Elena? Signori del pubblico, vi prego di prestare un attimino di attenzione perché questo è per voi, va bene? Prego, a te. Signore e signori, questo giuramento vi impegna ad emettere il vostro verdetto in modo inequivocabile, onesto e sincero. Chiede di votare osservando una regola fondamentale della corrida. Un po' più lentamente. Più lentamente, sì. Se applaudite per uno, forse un po' troppo. Questo sì va bene così. Se applaudite non potete applaudire per l'altro. Benissimo, questo era proprio scandito bene. Adesso puoi riprendere la velocità normale. Vadiamo, era proprio il passaggio che mi interessava. Vi preghiamo inoltre di esprimere il vostro gradimento tenendo conto di tre criteri importantissimi che non mancheranno tra i concorrenti, e cioè l'imbarazzo, l'emozione e la simpatia. Pertanto, se siete d'accordo ad accettare questo giuramento formale, vi chiediamo di esprimerlo a gran voce rispondendo: lo giuro! Lo giuro! Un attimo, quindi fai la domanda. Alla domanda che sto per farvi, signori del pubblico, lo giurate voi? Come no? Lo giurate sì o no? Una buona media, accettata. Più o meno, questo è il 40 dei sì e il 60 diciamo, dei no. Va bene, può andare. Allora, adesso io li chiamerei qui sul palco i signori concorrenti. Prego, accomodatevi ancora una volta, tutti quanti concorrenti, perché anche per voi c'è il giuramento. Eccoli qua, seguiamo con le mani, il ritmo con le mani, un applauso, dai! Non siamo freddi! Benissimo, allora Elena, questo ancora per te, questo lo dai a me, grazie. Quindi adesso, signori concorrenti, quello che prima è stato detto per il pubblico adesso è per voi, va bene? Quindi adesso Elena vi leggerà il giuramento. Signori concorrenti, questo giuramento vi impegna ad accettare in modo irrevocabile il verdetto emesso dal pubblico della corrida, il quale esprimerà il proprio gradimento basandosi su tre criteri importantissimi: la vostra simpatia, la vostra bravura e la vostra interpretazione, tenendo conto anche della vostra emozione. Pertanto, se siete d'accordo ad accettare questo giuramento formale, vi chiediamo di esprimerlo a gran voce rispondendo "lo giuro" alla domanda naturalmente che sto per farvi. Signori concorrenti, lo giurate voi? Sì!
Bisogna dire lo giuro, non sì. Lo giuro. Ripetiamo, signori concorrenti, lo giurate voi? Benissimo, grazie, grazie, grazie. Bene, grazie Anna. E allora adesso diamo l'inizio ufficiale alla corrida della terza edizione del 2009. Avanti, entri, entri ancora una volta, però questa volta per dare il massimo di sé, il primo concorrente. Sì, accogliamoli con un applauso, non fatemelo ripetere ogni volta. Mostrate il vostro calore, pubblico di Faggiano. Eccolo qui. Certo, come no. Il primo concorrente è il signor Cosimo Lepraro e viene da Grottaglie. Grottaglie, sì. Come me, signor Cosimo. Allora, signor Cosimo. Buonasera pubblico. È un piacere averle qui tra noi. Lei ha già partecipato ad altre manifestazioni, sì, è un veterano, qui a Faggiano anche. Qui a Faggiano, va benissimo. Quest'anno ci propone che cosa? Un amore così grande. Oh, di Claudio Villa? Claudio Villa, sì. Benissimo, quindi un'interpretazione canora. E allora, signori, con un applauso, ha detto il suo nome, scusi? Cosimo Lepraro. Cosimo, un applauso per il signor Cosimo. Grazie, grazie. Prestate attenzione al semaforo, mi raccomando. Sento sole viso. Yeah.